Ehi là, ciao a tutti, bentrovati, sono Rom e oggi volevo fare un video su una cosa che mi sta molto a cuore, su una tematica che sta girando molto ultimamente nella community di War Thunder, che sono le riparazioni e quindi le parti e il sistema antincendio dei mezzi, soprattutto di area alta. E appunto volevo esporvi un mio pensiero su quello che ne penso appunto su questa cosa, su questo argomento. Adesso sono ormai 5 anni che gioco a questo gioco e sono arrivato ora, devo dire, in area alta. Ho preso l'Adams quando è stata una settimana fa e ho cominciato a capire che l'era alta di War Thunder è un completo money hole, quindi una macchina da soldi unica. Questa cosa l'ho capita quando ho cominciato a provare a fullare questo specifico carro, che è il Leopard 1-1, e penso sia uno dei mezzi più terribili da giocare in era alta, per un semplice motivo: queste due modifiche, parti e sistema antincendio, e non l'ho ancora fullato, potete vedere. Vedete bene quanto costano: 25.000 punti di cerca per le parti, dopodiché bisogna farne altri 25.000 per sbloccare i cingoli o qualsiasi altra modifica per poter accedere alle modifiche di parte 2, di livello 2, quindi gli estintori. Mi ha fatto molto ridere quello streamer appunto di War Thunder che diceva che ha preso in giro la community su tutto il discorso degli FPM parts e sul discorso dell'Abrams gratis a tutti, perché evidentemente quello streamer non sa cosa vuol dire doversi grindare un mezzo di era alta, perché con i content creator partner di Gaijin c'è un accordo per fornire Golden Eagle, account premium e i mezzi stessi. Quindi quello che ho notato, adesso a me non sembra di essere un giocatore mediocre, insomma, mi sembra, gioco da tanto tempo, le ossa me le sono fatte su questo gioco. La cosa che mi dà più fastidio è che per fullare questo mezzo, per sbloccare le modifiche che ho su questo mezzo ci ho messo veramente una vita, nonostante io abbia l'account premium, quindi nonostante io stia già pagando per progredire più velocemente, ancora non è abbastanza. Quindi cosa vuole Gaijin da me in questo momento? Beh, vuole che compri l'account premium. Io adesso ho preso l'anno ancora con gli sconti di Natale, quindi non l'ho pagato tutte queste Golden Eagle qui. Però 14.900 Golden Eagle, 72 euro più. Vabbè, sbloccare il mezzo, che in realtà si fa in modo organico giocando il gioco, più il costo di queste due modifiche qui, che poi in realtà sono tre modifiche. Di cosa stiamo parlando? 340 Golden Eagle più altri 340 per l'altra modifica più 300 Golden Eagle, quindi 340 più 340 fa 680, più 300, 980 Golden Eagle, 6 euro a mezzo di era alta. È questa cosa che a me dà fastidio. Vanno a giocare sulla frustrazione dei giocatori, perché vi assicuro, è veramente frustrante morire perché si viene incendiati da un colpo che magari non danneggia neanche il carro. Mi è capitato spesso con questo carro qui, o con l'Abrams anche all'inizio. Colpiscono un serbatoio, il mezzo prende fuoco, sei morto. Oppure sull'Abrams ancora di più, perché ha questi due serbatoi nella parte frontale. Ti arriva un qualsiasi colpo HE, adesso che va molto di moda per i T-80 sparare gli HE, colpiscono la parte superiore del tetto del mezzo e incendiano uno dei due serbatoi. Basta, tu sei morto, hai finito di giocare, vai in giro come una torcia finché non bruci. E mi sto chiedendo, ma che senso ha che ci siano riparazioni e sistema antincendio nelle ricerche? Ed è quello che appunto si sta chiedendo a gran voce la community da ormai un mese. Cosa ha risposto Gaijin? Stiamo valutando nuovi sistemi per ottenere queste modifiche.
Una di queste è il sistema antincendio non necessita più di una seconda modifica da ricercare, ma può essere ricercato subito dopo le parti, che secondo me è una pezza al culo questo sistema. Ma io mi chiedo, perché Gaijin non può semplicemente rimuovere queste due modifiche? Cioè, adesso mi metto nei panni, no? So che World Thunder è un gioco, però mi paragono al mondo reale. Lo paragono in modo ipotetico al mondo reale. Ti mandano in guerra, in una battaglia, senza la possibilità di riparare o spegnere un incendio. Ma stiamo scherzando? Posso ancora capire che a livello del gioco magari le munizioni migliori vanno sbloccate, ma la possibilità di riparare e spegnere un incendio è una stupidata assurda. E qui da qui traspare chiaramente la volontà di Gaijin di mantenere queste due modifiche, perché evidentemente dai loro grafici, da come abbiamo capito, loro si basano molto su analisi statistiche dei mezzi per fare le modifiche sugli stessi, come i BR, i costi delle ricerche. A quanto pare dai loro grafici esce che una grossa parte del loro introito è dovuto a gente che compra queste modifiche qui. Per ogni mezzo 6 euro, per ogni mezzo 6 euro. Basta guardare l'Abrams. L'Abrams è un mezzo estremamente competitivo anche da stock. Però tante persone dicono, beh, guarda, sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ricerche da sbloccare per avere il mezzo più o meno al suo massimo del potenziale, poi il resto lo si sblocca giocando. Di quanto stiamo parlando? 360x2 più 270x2 più 590x2 più il costo di questa modifica qui, che ancora non lo so. Stiamo parlando di 14-15 euro per avere un mezzo competitivo, quindi non sto parlando di sbloccarlo più velocemente o cose del genere, solo per avere un mezzo più competitivo. La mia domanda che mi pongo spesso in realtà è: ha senso avere un gioco del genere? Avere un gioco che punta, giocare un gioco che punta sulla frustrazione dei giocatori, di non essere alla pari con le altre persone, con gli altri giocatori con cui vanno a concorrere nelle partite, e quindi puntare su questo fattore psicologico per fare soldi? Mi viene in mente che quando ancora ero alle medie superiori c'era questo giochino browser game che riporto spesso perché ha avuto un caso peculiare, che si chiamava Dark Orbit. Era un giochino, molti di voi magari forse l'hanno anche provato, e in questo gioco la cosa principale che potevi fare per essere migliore degli altri era pagare contante. E questo gioco in Germania è stato denunciato per gioco d'azzardo, perché non era un gioco che aveva al suo interno delle meccaniche, soprattutto nelle aste a fondo perduto, di gioco d'azzardo. Un'asta a fondo perduto, per chi non lo sapesse, è un'asta in cui nel gioco erano delle aste a fondo perduto e a offerta nascosta, quindi per lo stesso oggetto venivano fatte più offerte, veniva mostrato solo il nome di chi aveva fatto l'offerta più alta ma non l'offerta, e se perdevi l'asta tutto quello che avevi puntato se lo prendeva la casa, quindi tu perdevi tutto quello che avevi guadagnato nei mesi successivi. Comunque questo gioco Dark Orbit della Big Point è stato multato per appunto gioco d'azzardo, per un gioco che non era appunto per i maggiorenni, e inoltre, ma stiamo parlando di una multa esorbitante, qualcosa come 10 o 12 milioni di euro di multa per questo gioco. E nonostante tutto, anche adesso ogni tanto ci ritorno per vedere com'è l'andamento di questo gioco, e c'è gente che, ho parlato con dei giocatori che spendevano anche un migliaio di euro al mese in questo gioco. War Thunder sta andando verso quella strada, secondo me, non tanto per il gioco d'azzardo ma per la dipendenza che può creare il gioco, perché effettivamente è un bel gioco, però lo sta facendo in maniera sbagliata. Un esempio positivo che riporto spesso è l'esempio di Warframe. Warframe è un altro gioco free to play, probabilmente il gioco free to play più giocato al mondo in questo momento.
però il suo modello di business, anche lì ad esempio, si possono pagare soldi reali per procedere più velocemente. Perché lì c'è tutto un sistema di slot per le armi, per i warframe in sé, c'è tutto un sistema per procedere più velocemente. Però non, questo sistema non crea frustrazione, perché la valuta in, appunto relativa al denaro reale si può ottenere scambiando oggetti in gioco con gli altri giocatori. Voi immaginate se, che ne so, su War Thunder si ottengono quei trofei di battaglia che danno un... che danno camo, skin, mezzi, e poterli scambiare direttamente per Golden Eagle, quindi non per i Gaijin Coin e altre puttanate varie, per Golden Eagle, e poi utilizzare quelle Golden Eagle per che ne so, comprare un talismano, skillare di più una crew, ricercare le modifiche dei mezzi di Eralta più velocemente. Questo non è possibile su War Thunder. Questo non è assolutamente possibile. War Thunder ti fa un dito medio e ti dice: no, apri la nostra schedina delle Golden Eagle e compra le Golden Eagle. Scusate. Comunque, tornando a Warframe, il model business di Warframe si basa tutto sulle skin. Tanti infatti dicono che l'endgame di Warframe non è tanto avere tutti i Warframe, avere tutte le armi, ma è avere tutte le skin. Quindi prende anche il nome curioso che è Fashion Frame, che vuol dire è il nome storpiato aggiungendosi appunto Fashion, che vuol dire moda. Perché War Thunder non può seguire la stessa cosa? Hanno degli sviluppatori pazzeschi, i modelli sono bellissimi. Perché non basare o provare a cominciare ad andare verso un sistema di marketing e di punto di revenue per il gioco basato sulle skin? Cominci a fare un sacco di skin di livello alto, di qualità estremamente alta, come essenzialmente è lo stesso sistema che stanno facendo con il marketplace adesso. Vediamo se posso vederlo. È lo stesso sistema del marketplace, ma senza la possibilità con le casse, le chiavi e tutte quelle puttanate lì. Dai, solo la possibilità di comprare le skin, quindi il mio mezzo lo rendo unico rispetto agli altri giocatori. Maggior personalizzazione estetica. Le modifiche possono anche restarci, però questa cosa qui delle parti e degli estintori, sinceramente, è un po' una cavolata ormai. Siamo nel 2018, questo sistema è rimasto così dall'inizio del gioco e sarebbe forse anche il momento di cambiare, probabilmente. Quindi la mia domanda finale è: perché Gaijin non può provare a andare verso un modello di business che non sia basato esclusivamente sulla frustrazione dei giocatori, ma andare verso un modello di business che sia alimentato dalla voglia del giocatore di dare un supporto al gioco? Perché in questo momento, se io mi ritrovo a pagare dei soldi per giocare a War Thunder, lo faccio perché mi sento frustrato, mi sento inferiore agli altri giocatori. Quindi voglio comprare per portarmi in pari con loro. Secondo me questo sistema è altamente sbagliato. È un sistema che non può durare all'infinito, perché prima o poi i giocatori passeranno a azioni drastiche, come è successo per Dark Orbit, quindi denuncia alle associazioni dei consumatori, multe per Gaijin, chiusura del gioco perché è una casa piccola con non troppe entrate, e quindi addio al gioco. Questo chiaramente è uno scenario, è il possible worst scenario ever, però io ho paura che questo gioco possa andare verso una strada che lo porti a chiudere, e anzi si stia essenzialmente affondando da solo con un sistema di capitalizzazione del gioco che non è un sistema sano. Nel frattempo vi lascio anche in descrizione un altro video, che questo invece è da parte degli sviluppatori di Warframe, e parlavano appunto di una volta in cui è stato realizzato un documentario sul loro studio di sviluppo.
E c'è una parte interessante in cui il, mi sembra fosse il revenue director, che è essenzialmente il direttore della divisione che si occupa di come gestire gli introiti del gioco, parla di un problema che era nato, beh, ve lo riassumo perché comunque il video è in inglese. Lui parlava che avevano lanciato un update e durante questo update c'era la possibilità di ottenere un pet, un cane. Cosa era successo? Cosa è successo? Che per ottenere questo cane c'era la possibilità, pagando soldi veri, di comprare le uova per schiudere questo cane. Adesso sembra assurdo, però in quel gioco appunto i cani escono dalle uova, e ottenere il cane migliore, non tanto come statistiche ma come proprio estetica del cane. Si erano accorti che un giocatore in particolare aveva speso qualcosa come $11,000 in una settimana in queste uova. E questo appunto revenue director, il direttore di questa divisione, se n'era accorto di questa cosa. Gli era arrivato un report che segnalava questo giocatore che aveva speso così tanti soldi. E da quel punto loro si sono accorti che il sistema che avevano ideato per appunto ottenere queste uova e questi cani esteticamente più belli era un sistema baccato, malato. E hanno cambiato radicalmente tutto il sistema per ottenere queste uova, e eliminando completamente la possibilità di comprarle. In parole povere, queste uova, riassumendo come erano appunto gestite queste uova del cane, erano come delle loot box, quelle le casse che si ottengono su War Thunder, no? Che ottenete la cassetta con la skin e dovete pagare, prendere la chiave a 2,50€ nel marketplace, stessa cosa. Ecco, immaginate di comprarne 11.000 euro in queste chiavi. Alla Gaijin sarebbero contentissimi, un grande successo. Alla Digital Extremes in Canada invece si sono accorti che era un sistema che non era sano per il giocatore, e hanno rimborsato il giocatore e hanno cambiato radicalmente questo sistema per non creare un sistema loot box gioco d'azzardo. Purtroppo War Thunder sta facendo il contrario di questa cosa qui. Secondo me non sta pensando alla, non dico tanto alla salute del giocatore, però al benessere del giocatore in gioco, ma sta pensando unicamente su tabelle e grafici, a qual è il modo migliore per fare soldi spremendo al massimo la community di questo gioco. Motivo per cui World of Tanks ha ancora più giocatori di War Thunder, motivo per cui War Thunder, pur essendo un gioco che esteticamente è bello, il gameplay non è male, con la possibilità di migliorarsi molto, una varietà del gioco enorme, non sta esplodendo. E restiamo su quei 50.000-60.000 giocatori al massimo al giorno, che non sono abbastanza per far esplodere un gioco completamente. Quindi vi chiedo cosa ne pensate voi al riguardo, se siete d'accordo con me o meno, perché a me dispiacerebbe appunto perdere questo gioco in cui ho investito ormai anni della mia vita, e perdere anche comunque tutta la comunità che si è creata anche nel frattempo, ad esempio la mia squadriglia, oppure ma anche tutte le altre squadriglie, tutta le realtà del gioco che si sono create nel tempo. E direi che posso concludere qui questo video. Spero che possiate condividiate il mio pensiero, chiaramente non intendo condividere su un giro, non sono uno di quei youtuber che chiede like e condivisioni, però appunto spero che possiate condividere il mio pensiero anche voi stessi, e ci sentiamo dalla prossima volta. Grazie mille, ciao.